Aveva solo 19 anni Nicola Iorio, il ragazzo di Casal di Principe, morto in Albania a seguito di un incidente avvenuto tra due moto d'acqua sotto gli occhi della fidanzata Giusi, che ha voluto fornire la sua versione dei fatti. Le autorità albanesi hanno fermato Salvatore, fratello di Giusi e cognato di Nicola, ipotizzando nei suoi confronti il reato di omicidio colposo per aver causato lo scontro mortale contro la moto d'acqua su cui si trovavano Nicola e Giusi. Le autorità albanesi hanno rilasciato la salma del mio fidanzato e ci stiamo preparando al rientro in Italia, ma voglio sottolineare con forza che si è trattato solo di un tragico incidente, uno scontro improvviso. Non avevamo bevuto e neppure avevamo preso droghe. Io, il mio fidanzato e mio fratello siamo e saremo sempre come fratelli, ha detto Giusi. Dopo lo scontro, mio fratello si è lanciato in acqua per aiutare Nicola. Anche grazie ai soccorsi, il mio fidanzato è stato recuperato dalle acque del mare e trasportato in ospedale, dove però è deceduto. Le due moto erano distanti e non è vero che eravamo così lontani dalla riva come è stato riportato, ha proseguito Giusi. Stavo girando un video con il cellulare quando il mio ragazzo mi ha detto di spegnere perché stavamo per partire. Ho interrotto la ripresa e pochi attimi dopo c'è stato lo scontro sul lato destro della nostra moto. Siamo finiti tutti in acqua e gli scooter sono rimasti in movimento. Si è trattato solo di un tragico incidente. Mio fratello non ha alcuna responsabilità. Anche la famiglia del mio ragazzo dice esattamente questo, ma qui in Albania vogliono per forza trovare un colpevole. È per questo che chiediamo una mano alla Farnesina, ha concluso la fidanzata di Nicola.